Benevides 2024, i protagonisti, le nostre piccole interviste. Con chi parlo? Giacomo, Anni? 25, Di dove? di Roma, la Roma? capitale. Roma o Lazio? Beh, se sono di Roma, per forza Roma, insomma, non vedo alternative. Studio, lavori? E mi sono laureato a marzo in ingegneria meccanica, a settembre inizio la magistrale. Cantante preferito? E storico Battisti, contemporaneo ultimo. Cercheremo di intervistare l'ultimo perché il precedente credo che sia un po' più complesso. Molto originale. Sai dov'è il Brasile? Sì, qui vicino, tra Roma e Firenze, qui vicino. Quante ore di volo? E 13 compreso scalo. Perché ci andrai tra pochi giorni, esattamente lunedì alle 11:25? Ci andrò per fare un'esperienza che non ho mai fatto, quindi anche sicuramente andare dall'altra parte del mondo rispetto all'Italia, ma anche per fare una vacanza che non sia solo ricevere, ma che sia anche dare. Bene, cosa dicono i tuoi amici? Beh, sono tutti molto invidiosi perché un viaggio del genere sicuramente, non è per tutti e non tutti hanno la fortuna di farlo. Sai che non andremo in un hotel a 7 stelle, Certamente. ma andremo dove? Andremo alle porte della foresta amazzonica, a Belém, e sono così preparato perché ho visto le altre interviste, chiaramente, se no non sapevo nulla. Però la capitale del Brasile qual è? Rio? No, beh, chiaramente Brasilia. E che cosa pensi di trovare nella foresta? Ma nella foresta, diciamo, aspetto tutto, da insetti, animali, umidità a non finire, insomma. Quindi nella foresta mi aspetto questo. Siamo proprio sull'equatore, troveremo ragni giganti, serpenti striscianti e quant'altro. Ma meglio non pensarci. Meglio non pensarci. E che cosa pensi invece di ricevere dalle persone? Ma dalle persone mi aspetto di ricevere tanta gioia, voglia di vita e forse a volte anche il sapere apprezzare le piccole cose che a volte da comune cittadino quale sono forse me lo scordo. E con i bambini che gioco vorresti giocare? Ma probabilmente vorrei giocare a calcio, ma non perché io sia forte, anzi, ho due piedi sinistri e non sono mancino, ma proprio per la bellezza di essere umiliato da dei bambini molto più piccoli. Poi credo che sapranno giocare a calcio in Brasile. Penso che sia Ebbene. uno sport abbastanza conosciuto. Bene, allora ci vediamo lunedì mattina a Fiumicino. Via Lisbona per arrivare a Belém alle 22, alle 21:25 ora locale, in Italia notte fonda.